8:46 ancora in diretta dagli studi del TG Noi per questa puntata di martedì 4 novembre di Buongiorno con noi, con Gianluca Barbi, Francesco Doratori, campioni italiani di Sidecar velocità in salita. Adesso, caro Gianluca, mi rivolgo prima a te, poi faremo intervenire anche Francesco. Cominciamo a vedere un po' qualche immagine. Cominciamo a vedere Certo. qualche immagine, il nostro Matteo ce le propone, perché così andiamo un po' a spiegare meglio a coloro che non vi conoscono, che non seguono la vostra disciplina, di cosa stiamo parlando. Intanto queste immagini sono state realizzate dall'amico Baldo Bertoncini all'autodromo di Varano qualche settimana fa. Allora, ci puoi raccontare intanto, qui siamo nella fase di preparazione per questa gara su pista, voi che avete vinto il campionato di velocità in salita su strada. Questo Certo. è questo è il vostro mezzo, il Il vostro... nostro mezzo è un mezzo costruito in Svizzera, un telaio diciamo artigianale, ma che costruisce per tutto il mondo a livello anche delle gare mondiali del Tourist Trophy, conosciuto in tutto il mondo. Il telaio di Louis Chrétien è il telaio principe, diciamo, dei sidecar. Esistono due modelli fondamentalmente: il modello F1, che è il nostro, il telaio lungo. Il telaio F2 è il telaio corto che diciamo, viene utilizzato più per gare come il Tourist Trophy. Abbiamo invece ecco, il telaio lungo che si adatta bene soprattutto nelle gare in pista, ma abbiamo visto noi che i risultati ci sono anche in salita. Lungo quanto? È Tanto, perché mi pare abbastanza lunga vederlo così, un però. Più telaio che con la carena è più di 3 metri. Sì, di 3 metri. 330. 3,30 m. Ci Vi siete trovati bene anche in pista, immagino. siamo trovati bene anche in Anzi, forse pista. vista la lunghezza, anche si adatta Si anche alle adatta prove. bene, si adatta bene. Noi privilegiamo sinceramente più la salita per come il fascino della salita delle gare appunto nei circuiti ovviamente di strade di montagna, però sicuramente si addice bene anche alla Cominciare dalla pista. nostra famosa Sillano Ospedaletto. Spedaletto, no? Che quest'anno avete fatto, sì. Purtroppo quest'anno non è Non è stata stata disputata quest'anno. Ma disputata io in quel periodo ero un po' fuori, per problemi ero fuori dall'ambito diciamo dell'informazione. interni di organizzazione. Peccato perché era 43 anni ininterrotti che Ma era veniva. già qualche anno che mi pareva ci fossero dei problemi, poi alla fine. Ogni anno c'era qualche Però problema, si riusciva a risolverlo speriamo si quest'anno riusciva a invece. risolvere. Sì. Francesco, adesso niente, qui vediamo tutta la fase preparatoria, adesso dovremo vedere anche la partenza. Allora, qui come siete sistemati? Vabbè, c'è Gianluca e tu sei, ecco, adesso siete questi, tu dove Sì. sei? Sei dietro? Sì, Adesso sei lì tranquillo, abbastanza, Ecco, abbastanza. Gianluca guida, Gianluca Barbi il Sì. pilota e tu sei lì. Adesso c'è la partenza e adesso vedremo il tuo ruolo è un ruolo tecnicamente come lavori, come si... Ecco, adesso cominciamo a vedere le immagini, quindi... Io quando ho parlato con Gianluca anche per telefono ho detto, ma devi portarmi anche, tra virgolette, quel pazzo che è lì con te, perché vediamo un po' le immagini. Sì. È un gioco di contrappesi, perché il mezzo ha bisogno del peso giusto, al momento giusto, nel posto giusto, per dargli bilanciamento, Ma praticamente. immagino che insomma, adesso correggimi se sbaglio, ci vuole anche una buona preparazione fisica, nel senso che insomma, vediamo che ti sporgi, poi riparti, vai dall'altra parte. È abbastanza, la preparazione. Serve, ma cioè, non è proprio indispensabile comunque la prestazione fisica, No, diciamo. l'importante è capire, No. conoscere. Quindi immagino sia qui in pista, ma anche quando fate le vostre gare, quindi su Sì. strada, fare una buona ricognizione, sapere sempre. Sapere il percorso Se il navigatore nel rally detta le note al pilota, tu in questo caso aiuti il pilota facendo da contrappeso a fare in modo che il mezzo, insomma, rimanga bene e che lui possa Sì, giusto, fare le traiettorie migliori. perfetto, perché il Giusto. mezzo è tre ruote, ricordiamo Ecco, no, che, no, è fatto bene a dirlo ecco perché perché magari sembra non un so fo qui se diciamo, si capisce fino a che. infatti è un formulino, addirittura si utilizzano pneumatici da Formula 3, però ecco, il problema del sidecar è il fascino, è l'instabilità dettata dalle tre ruote. Non abbiamo le quattro ruote come una vettura.
vi è diciamo una ruota anteriore e una posteriore in asse, e la terza ruota è laterale piuttosto disassata, per cui ecco l'importanza del passeggero che deve chiaramente, soprattutto su alcune traiettorie, avere la capacità di tenerlo a terra. E ridare equilibrio. Quando l'avete vinto questo campionato, come l'avete vinto? L'abbiamo vinto... Questa chiaramente lo ribadiamo. Questo anno... Non era una gara del campionato, no, era una gara a parte. Questa è una gara finale di Moto Estate, siamo andati anche noi. Sì, una bella esperienza anche questa. Bella esperienza. Come e quando l'avete vinto questo campionato? L'abbiamo vinto nell'arco appunto del 2014, nelle gare svolte dall'aprile al settembre, appunto ultimo scorso, e ci siamo laureati campioni nella gara di Bergamo, precisamente la Oneta Passo Zambla, e abbiamo addirittura, se mi permetto, era valida anche per l'europeo. Ah. E siccome in salita ci sono due manche, e addirittura abbiamo la prima manche abbiamo battuto il campione europeo indiscusso dal 2008, con anche un bel margine di vantaggio. Francesco, quante prove avete vinto di quelle del campionato? Quante ne avete vinto? Ne abbiamo vinte 4. 4 su? 5. Addirittura 4 su 5, quindi è stato un dominio. E per allenarvi come fate? Noi andiamo, purtroppo, per dire, a marzo ci sarà, aprile ci sarà la prima gara. Bravo. In Garfagnana purtroppo non abbiamo piste o strade dedicate. Noi abbiamo trovato una pista nella zona di Pavia e a inizio anno di solito si comincia a prepararci. Fate dei ride a Pavia. Va bene, per il momento ci fermiamo qui, però adesso poi dovremo parlare ancora magari anche di quelli che sono i progetti per il 2015. Adesso andiamo a vedere le prime pagine invece dei quotidiani, quelli nazionali. Vediamo cosa ci raccontano questa mattina. Iniziamo con la Repubblica, ecco qua la testata della Repubblica, TFR. No, guardo Francesco perché essendo lavoratore dipendente, forse, ma è anche te, forse, riguarda anche te, ovviamente. Certo. TFR Banca Italia frena, Renzi, c'è un disegno per spaccare l'Italia. Gli uomini di Visco, rischio impoverimento delle pensioni. Confindustria applaude il Premier, scontri a Brescia, il presidente della Consulta al Parlamento Cambila Severino. Poi Obama, si parla anche del presidente degli Stati Uniti d'America. Vi ho già espresso la mia ieri mattina, non la ripeto però. Obama il giorno più lungo, l'America pronta a tradirlo. Oggi il voto di metà mandato, no? Cioè siamo al 2014, nel 2016 scade il secondo mandato di Obama, che non si potrà ricandidare. Non pare che in questo momento il suo indice di gradimento, di popolarità sia così elevato, e io mi sento neanche di dare del tutto torto agli americani. La guerra al buio senza reporter continua, perché poi il problema è che se ne parlano i giornali, le televisioni, i siti, la guerra c'è. E questo è che lascia perplessi. Se non ne parla più nessuno, tutti se la dimenticano, no? Ma la guerra in effetti c'è, ci sono tante guerre in giro per il mondo, e in questo caso si fa riferimento soprattutto a quella contro l'ISIS, no? Questa era la Repubblica, il Corriere, TFR in busta, dubbi di Banca Italia sulle previsioni dell'Unione Europea all'ombra della frenata tedesca, l'Italia 2015, crescita ridotta allo 0,5%. Poi in questa foto vediamo questa soldatessa, la leggenda di Rihanna, credo che si legga, l'angelo di Kobane, la guerrigliera che ferma i terroristi contro l'ISIS. Polizia, nuove regole, evitare il contatto con i manifestanti, e poi siamo più pessimisti, ci mancano i sogni. Qui si parla degli italiani. L'Italia è in fondo alla classifica di 142 paesi, spagnoli e francesi temono meno il futuro. Come ve lo spiegate, Gianluca? Siamo diventati così pessimisti, ci fanno diventare pessimisti. Ci hanno tolto anche il sogno, la speranza del domani. Purtroppo c'è il rischio che non ci sia appunto... Dobbiamo trovarlo il domani, dobbiamo sforzarci, fare di tutto per essere pronti ad affrontarlo. Le premesse sono veramente difficili su vari fronti. Forse Francesco dovremmo avere un po' di fiducia in più, no? Nel futuro, sì. Però non è fiducia facile. Fiducia è appunto una speranza più che... perché non è facile però di questi tempi. Tu per quanto riguarda il TFR che cosa farai eventualmente, se ce lo vuoi dire, Come lo vedi? Beh, ci può essere quello che magari anche i 70, gli 80 euro, i 100 euro gli possono anche tornare comodi, prenderli subito, certo. Non lo so.
Sì, no, io se si vuole lascio tutto Quindi come è ora, no, no, non lo prenderesti no, non lo subito. prenderei. Tu, Gianluca? No. No, no, direi di andare. Io mi aggiungo a voi, posso No, dire, no, no, non no. ci sono, quello che mi piace di questa trasmissione è la libertà di pensiero, di potersi esprimere sempre in modo civile, ma anche fermo su quelle che sono le proprie idee, le proprie convinzioni. Qui mi avete messo due telecamere, che io mi sono accorto che talvolta, poi alla fine guardo quella più vicina, in realtà è questa. QN La Nazione, Renzi, la CGIL divide l'Italia. Ormai c'è questa sorta di guerra fredda tra il Premier e la CGIL, eh? Cioè, guerra fredda, so, neanche tanto fredda mi pare. Un disegno preciso che sfrutta il dolore dei precari, dice il Premier. La replica ora vede complotti, corteo Fiume a Brescia, tafferugli tra centri sociali e polizia. Poi la Concordia, trovata l'ultima vittima. Genova tra i rottami, il corpo di Rebello. E questo signore che purtroppo è stato uno di quelli che hanno lasciato la vita grazie a quella enorme sciocchezza che è stata fatta 2 anni, quasi, a gennaio, se non sbaglio saranno 3 anni. Lì perché si doveva andare a fare l'inchino a qualcuno, una cosa veramente paradossale, che poi qualcuno che era responsabile, il capitano della nave, il signor Schettino, sia andato anche in un'università, credo, a tenere una conferenza. Non so di cosa possa parlare questo signore, sinceramente, perché io mi metto nei panni di quelli che hanno perduto un caro, no? Una persona in questo disastro. Vabbè, l'Italia è anche così. Grazie alla vita, eutanasia, l'ultimo messaggio di Britney prima di morire. Questa invece è una vicenda quasi da libro o da film, non lo so, di questa ragazza che aveva detto: io quel giorno, tu che sei medico, no? Eutanasia, aveva detto questa Britney, avrei seguito la vicenda, cioè, io quel giorno era malata di Malato. tumore, io quel giorno vi lascio, e quel giorno ci ha lasciati. Certo. Poi caso Cucchi, altra vicenda pescolosa, è gelo tra famiglia e procura. Concludo con il Tirreno, giusti, chiesto il concordato, Lucca il passivo è pesante, ma in corso l'affitto d'azienda. Poi si torna alla vicenda di 33 anni fa del casinò di Bagni di Lucca, nessuno pagherà. In alto la spending review di Rossi, qui si parla del governatore della Toscana, via 5.000 dipendenti, addio alle partecipate, prepensionamenti e tagli alla sanità. E poi il Tirreno fa riferimento anche al ritorno alla vittoria della Lucchese, pensate che non vinceva da oltre 40 giorni, 44 per esattezza, la Lucchese risorge a spese del Grosseto. Diamo un'occhiata anche al sito del Corriere della Sera, soprattutto per vedere se ci sono notizie dell'ultima ora che magari nel frattempo non sono sul cartaceo, ma non mi pare. Corriere della Sera, polizie, nuove regole, evitare il contatto con i manifestanti, gelo tra procura e famiglia Cucchi, andiamo a scorrere. Allarme Banca Italia, TFR in busta paga, norma transitoria o pensioni a rischio. No, non ci sono notizie. Ah sì, si parla anche della vicenda Pantani, i reperti dell'autopsia sono stati distrutti. Voi fate dello sport anche a livello motoristico, certo che Gianluca, anche questa vicenda Pantani alla fine è uno Tosto. dei tanti misteri della nostra Italia, no? Quelle Certo. cose che alla fine non si risolvono mai, che forse un Rimane il giorno punto interrogativo. Rimane rimane il il punto punto interrogativo. interrogativo per sempre. Sono esattamente le 9, ci fermiamo, pausa pubblicitaria, quando torniamo vedremo un servizio sulla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che continua ad erogare, a dare contributi, e questa mi pare, ne nell'ambito anche di questa mattina, è una delle poche notizie forse buone, di cui potremo trattare. A tra poco.